Buona Pasqua, torna anche in questi giorni di festa, il nostro punto è a capo proprio per fare il punto sui principali argomenti dei quali ci siamo occupati nel corso dell'ultima settimana. Riflettori accesi sulla sanità perché nei giorni scorsi l'ennesimo allarme lanciato dai sindacati per quanto riguarda le difficoltà e i disagi che si registrano all'Annunziata di Cosenza. Mancano soldi, personale, dicono i sindacati, ci sono carenze strutturali e gli stessi sindacati chiamano in causa il commissario Gangemi, il quale non fa attendere la sua risposta e dice in sostanza siamo a conoscenza delle difficoltà e delle criticità, ma siamo al lavoro per superarle. Si sentono il capro espiatorio di gestioni a dir poco carenti e superficiali i medici e gli operatori sanitari dell'ospedale dell'Annunziata di Cosenza. Su di loro riverbera il malcontento dei pazienti che assistono quasi impotenti ad una graduale deficienza in molti servizi. Su di loro pesano i tagli e i vincoli del famoso famigerato, dipende dai punti di vista, piano di rientro. Sullo sfondo una riorganizzazione che stenta a trovare attuazione. Certo, non è facile muoversi tra l'esigenza di razionalizzazione, le limitate risorse finanziarie, il blocco delle assunzioni, il degrado strutturale e logistico di alcuni reparti, le croniche sacche di inefficienza. Quello che sta succedendo all'Annunziata è l'esplosione di criticità antiche da un lato e i tentativi di rilancio dall'altro. Nel mezzo una inevitabile situazione di incertezza che in sanità non dovrebbe essere consentita. È da tempo che i sindacati denunciano le difficoltà che attanagliano quello che di fatto è uno dei più importanti presidi ospedalieri della Calabria, ma ad oggi lamentano una mancanza di risposte e puntano l'indice contro il commissario straordinario Paolo Gangemi, che a sua volta rivendica la complessità dell'operazione risanamento. Sta di fatto, ricordano i sindacati, che il pronto soccorso di Cosenza, anche a causa della chiusura di alcuni piccoli ospedali, è diventato quasi ingestibile. La riduzione dei posti della medicina d'urgenza è andata a complicare le cose. E poi c'è tutta la partita della carenza di organico scaricata sugli operatori in servizio, chiamati a turni massacranti, con un taglio al contempo delle ore di straordinario. Per non parlare del problema sicurezza, delle liste d'attesa che continuano a lievitare perché l'Annunziata sembra essere diventato l'unico erogatore di prestazioni, complice la insufficiente risposta della sanità territoriale. Insomma, una tensione che sale, che alimenta le contrapposizioni interne. In questo si colloca anche la sospensione di due dirigenti medici. A detta dei sindacati, ma anche di quanti quotidianamente gravitano nel presidio ospedaliero di Cosenza, la crisi c'è ed è lampante. Una crisi che non verrebbe affrontata con la necessaria forza e immediatezza, tenuto conto che le prestazioni sanitarie e quindi la tutela della salute non possono avere i tempi della politica e della burocrazia. Rispetto a tutto questo devo dire che sicuramente ci sono delle carenze di organico, l'abbiamo denunciato più volte. Per quanto riguarda il problema dello straordinario, abbiamo sopperito come azienda adottando un atto deliberativo che prevede delle prestazioni aggiuntive. Il punto è che siamo in una fase di emergenza, l'abbiamo detto più volte. Quindi se il personale vuole venire incontro, considerato che comunque economicamente non ci rimette niente, e allora potrà benissimo usufruire di queste prestazioni aggiuntive e aspettare i tempi giusti affinché l'Annunziata possa reperire il personale all'esterno. Se poi strumentalmente si vuole andare contro, appunto, non a me ma al presidio ospedaliero della città di Cosenza, è un altro discorso. Però quello che va sottolineato è che questa pressione mediatica degli ultimi giorni si è scatenata dopo la sospensione di un primario. Allo Stato c'è una commissione che sta valutando, è stato adottato un provvedimento che è cautelare, tant'è che lui viene attualmente remunerato puntualmente con una sospensione di un mese al fine di evitare che venissero inquinate praticamente le prove. Per i problemi strutturali, l'ho detto più volte, abbiamo provveduto, nel senso sono partite già le gare, sia per la ristrutturazione del Mariano Santo, la messa in sicurezza dell'Annunziata e l'ultimazione del DEA. Dal punto di vista organizzativo,
considerato che il problema effettivamente esiste, noi abbiamo denunciato il tutto al Dipartimento alla Sanità e anche al Direttore Generale dell'Ufficio di Presidenza, il quale mi ha detto proprio stamattina che immediatamente dopo Pasqua sarà fatta una riunione all'Ufficio di Presidenza per fare il punto della situazione. Vediamo come intenderanno venirci incontro. Sempre per la sanità, nella scorsa settimana si è riunita a Roma la conferenza Stato-Regioni che ha dato l'ok al riparto del Fondo Sanitario Nazionale per il 2011, un accordo tra le regioni raggiunto non senza difficoltà, che era stato preceduto dall'incontro da una 3 giorni proprio nelle settimane passate. Ebbene, alla fine ci sono buone notizie per la Calabria, che avrà 40 milioni di euro in più rispetto al 2010, quindi soldi che si spera contribuiranno a migliorare proprio la sanità calabrese, che a tutt'oggi presenta ancora diverse criticità. La sanità calabrese potrà contare quest'anno su 40 milioni in più rispetto al 2010, è risultato conseguito al termine della conferenza Stato-Regioni riunitasi oggi a Roma, nel corso della quale è stata raggiunta l'intesa sul riparto del Fondo Sanitario Nazionale per il 2011, che ammonta ad oltre 106 miliardi di euro. Il riparto era già stato concordato tra le regioni in una 3 giorni che si è conclusa venerdì scorso, oggi dunque è arrivato l'ok. Nel corso dell'incontro inoltre è stato deciso di affidare ad un gruppo di lavoro formato da tecnici delle regioni, dall'Agenas e dal Ministero della Salute, il compito di predisporre entro 4 mesi una proposta organica di nuovi criteri di riparto che tengano conto anche delle condizioni socio-economiche e ambientali. Soddisfatti i rappresentanti della Regione Calabria, anche perché il primo riparto effettuato dal Ministero assegnava alla Calabria 1 milione in meno rispetto al 2010. Il deficit della sanità calabrese, ha affermato il governatore Scopelliti, se da un lato è stato determinato da sprechi e cattiva organizzazione, dall'altro anche da una iniqua distribuzione del Fondo Sanitario Nazionale. Quest'anno però ci saranno più soldi che consentiranno di far funzionare meglio, si spera, la sanità calabrese. Molti poi i fatti di cronaca accaduti in Calabria nell'ultima settimana. Ci sono state importanti operazioni da parte delle forze dell'ordine, ci sono stati sequestri di beni e nelle disponibilità di cosche della 'Ndrangheta, quindi continua questa azione da parte delle forze dell'ordine per indebolire le cosche, colpendo proprio il loro potere economico. Ad esempio il maxi sequestro di beni effettuato nel Regino, beni nelle disponibilità del clan Pesce. Ma in questa settimana, sempre per quanto riguarda la cronaca, ci sono state davvero delle storie drammatiche che vi abbiamo raccontato, come ad esempio quella che riguarda uno studente di 28 anni, uno studente dell'Università della Calabria che è morto a seguito di un malore. La sera prima aveva partecipato ad una festa in compagnia di alcuni amici, poi era ritornato nell'alloggio universitario che divide con altri studenti, si è sentito male, è stata inutile la corsa in ospedale, è stato accompagnato appunto da alcuni suoi amici, aveva difficoltà a respirare, poi è arrivato purtroppo il decesso. Su questa morte la magistratura cosentina ha aperto un'inchiesta, ha detto il procuratore Granieri, al momento si procede per omicidio perché il sospetto è che ci possa essere stata cessione di sostanze stupefacenti, quindi questo studente potrebbe aver assunto delle droghe, tra l'altro assumeva anche dei farmaci per l'allergia. Ovviamente c'è l'inchiesta ancora in corso, però subito dopo la morte di questo studente
i poliziotti della squadra mobile hanno perquisito l'abitazione che il giovane divideva con altri amici. All'interno hanno trovato un armadio che serviva proprio per coltivare in microclima la marijuana. Sono stati sequestrati 400 grammi di sostanza stupefacenti e tre studenti sono stati arrestati per coltivazione, per detenzione di sostanze stupefacenti. Per quanto riguarda la morte dello studente, 5 persone sono al momento indagate. Ci sono 5 indagati per la morte di Gianluca Grillo, lo studente universitario deceduto all'Annunziata di Cosenza dove era stato portato a seguito di un malore. 3 studenti universitari incensurati, amici del giovane deceduto, sono stati arrestati dagli uomini della squadra mobile con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, una circostanza che al momento non è collegata al decesso dello studente. Dopo la morte di Gianluca però i poliziotti hanno perquisito l'abitazione che il giovane divideva con altri studenti, trovando nella camera da letto un armadio predisposto per la coltivazione di marijuana. Sono stati sequestrati 400 grammi di sostanza stupefacente. I tre, dopo la morte dell'amico, avrebbero tentato di nascondere la droga, occultandola nella soffitta dell'edificio e nel giardino antistante. Si sarebbero disfatti inoltre di un altro quantitativo di stupefacente gettandolo nel water. I 3 studenti, 2 di Cosenza e l'altro di Reggio Calabria, sono adesso in carcere, ma il lavoro degli uomini della squadra mobile agli ordini del vicequestore Fabio Ciccimarra va avanti, al vaglio la posizione di altre persone che potrebbero essere coinvolte nella drammatica vicenda. Le indagini proseguono e il procuratore della Repubblica del Tribunale di Cosenza, Dario Granieri, fa sapere che al momento si procede per omicidio. Si sta verificando infatti se ci sia stato meno cessione di sostanze stupefacenti. Gianluca pare soffrisse di allergia e l'assunzione di droga potrebbe essere stata una concausa del decesso, ma la certezza si avrà soltanto dopo l'esame autoptico disposto dalla procura e affidato al dottor Bernardo Cavalcanti. Intanto, il giorno dopo la morte dello studente, nel campus di Arcavacata c'è dolore e sconcerto. Gianluca aveva 28 anni, era di Torre Melissa, frequentava la facoltà di economia ed era molto conosciuto per le sue lotte e il suo impegno per ciò che riteneva giusto, l'università per tutti, l'acqua pubblica, una società diversa. Il suo cuore ha cessato di battere dopo essersi sentito male nell'appartamento che divideva con altri studenti. Aveva trascorso una serata in compagnia di amici, poi il malore, non riusciva a respirare, la corsa in ospedale e infine la tragedia. Adesso i genitori di Gianluca vogliono sapere il perché e risposte importanti potranno arrivare dall'esito dell'autopsia. E l'autopsia è stata effettuata, ma al momento l'esame autoptico non chiarisce i dubbi, quindi bisognerà ancora aspettare, mentre quei 3 studenti, quei 3 ragazzi arrestati per detenzione di sostanze stupefacenti hanno lasciato il carcere, ma rimangono indagati. Come dicevamo, anche nel servizio il lavoro degli inquirenti va avanti e si spera al più presto di avere risposte importanti. Intanto ai funerali di questo giovane che era originario di Torre Melissa nel Crotonese c'erano davvero tantissime persone, una morte davvero che al momento appare inspiegabile, quindi le indagini proseguono, così come proseguono le indagini questa volta a Catanzaro per far luce su una aggressione subita da un bambino, pensate, di 7 anni. È stato aggredito a calci e a pugni da 2 suoi coetanei di etnia rom. La cosa davvero grave è che l'aggressione sia avvenuta all'interno della scuola e adesso i genitori, il bambino tra l'altro è in condizioni davvero gravi e si è reso necessario anche un intervento chirurgico. Dicevo, i genitori chiedono che su questa vicenda venga fatta chiarezza e piena luce. Questi genitori sono attoniti per quanto è accaduto al loro figlio di 6 anni. Siamo alla periferia di Catanzaro. Christian era a scuola venerdì scorso quando, mentre c'era il cambio degli insegnanti, è stato aggredito a calci e a pugni. Sarebbero stati 2 suoi compagni di etnia rom a pestarlo. Il piccolo è tornato a casa dolorante, ma solo il giorno dopo avrebbe raccontato quanto accaduto. Riferiva di avere un piccolo dolore all'addome.
piccolo dolore trascurato inizialmente e con più successive dichiarazioni e indagini che i genitori hanno giustamente effettuato si sono resi conto che lo stesso era stato vittima di un'aggressione da parte di due compagni di scuola che lo hanno malmenato, uno lo tratteneva mentre l'altro diciamo, lo picchiava, lo percuoteva e questo ha dato luogo ad una situazione gravissima perché il piccolo Cristian in questo momento si trova in ospedale in condizioni di salute assolutamente precarie, cioè non è ancora scampato il pericolo e quindi questo è un fatto gravissimo perché c'è una colpa in vigilando da parte della struttura scolastica che cioè non è possibile oggi che i genitori vadano a lavorare accompagnando il bambino a scuola sereni, dovrebbero essere sereni che tutto l'andamento scolastico proceda per il meglio, quando invece poi si trovano un bambino in condizioni precarie di vita. Il giorno dopo l'aggressione il piccolo è stato portato in ospedale e addirittura lunedì i medici lo hanno dovuto operare per via di un'emorragia interna all'addome. Poi è stata informata la polizia. La mamma ha chiesto spiegazioni alla scuola che avrebbe risposto così. Dicendo che è tutta una montatura, che i bambini stavano solo giocando, però il mio bambino è quasi in fin di vita, ancora non si sta riprendendo. Aspettiamo fino a questa sera perché c'è la prognosi riservata. Ma ne avrà per tanto, Cristian. Dopo che il fatto è stato reso noto, si sono subito levate le voci delle istituzioni e delle associazioni che hanno stigmatizzato la gravità di quanto accaduto. Da una parte non si vuole criminalizzare i piccoli di etnia rom, ma dall'altra si sottolinea come in certi quartieri ci siano delle vere palestre di violenza. Un'esplosione di violenza inusitata per bambini di 7 anni, il degrado delle famiglie di provenienza e non solo l'etnia rom dei piccoli aggressori, la scuola quale teatro di un episodio che racchiude in sé forti elementi di allarme, specchio di una società malata, incapace di educare, di salvaguardare e tutelare i minori. Quanto successo a Catanzaro merita sicuramente una profonda riflessione da parte di tutti. Irresponsabile limitarsi alla strumentalizzazione o alla semplice sequela di dichiarazioni di condanna, solidarietà, preoccupazione. I segnali che provengono dal vissuto sociale e dal mondo della scuola quotidianamente sono tanti, drammatici, chiari. Ogni giorno si verificano casi di bullismo, di vandalismo, spesso ad opera di ragazzi delle cosiddette famiglie bene. La maggior parte rimane circoscritta se non nascosta, ignorata. Solo alcuni fatti riescono ad oltrepassare la cortina dell'indifferenza e dell'assuefazione e approdano all'attenzione dell'opinione pubblica. I politici, gli esperti, i rappresentanti istituzionali, come da prassi, si esercitano nella retorica dell'enunciazione e dell'analisi, ma di concreto poco si fa. Nelle scuole italiane si continua ad andare avanti con professori quasi arresi di fronte alla violenza, all'aggressività di alcuni ragazzi, con famiglie troppo spesso inadeguate o peggio, disinteressate all'educazione dei figli. Le altre agenzie sociali che evidentemente non riescono ad incidere. Ed è così che ci ritroviamo nelle mani vicende come questa di Catanzaro, su cui va fatta chiarezza da un punto di vista della dinamica, ma anche delle responsabilità. Ci chiediamo, può succedere che bambini di 7 anni massacrino un loro coetaneo senza che nessuno se ne accorga? Possibile che sia quasi scontato un tasso di violenza e degrado essendo questa una scuola ad alta densità rom? Sappiamo bene che il sistema scolastico è in crisi e che le risorse sono poche, ma in questi contesti a rischio forse bisognerebbe investire di più, perché le dinamiche e le esigenze sono più complesse. Quindi sbagliato attribuire il tutto all'etnia dei piccoli aggressori, ma sbagliato soprattutto sottovalutare la crisi del sistema educativo in questo paese. E i tagli, i mancati investimenti nella scuola, accompagnati da un'evidente scarsa attenzione alle politiche sociali, di certo non aiutano. Beh, davvero un fatto gravissimo quanto accaduto a Catanzaro, davvero possibile che nessuno si sia accorto di questa aggressione avvenuta all'interno di una scuola, poi parliamo di bambini di 7 anni, quindi ovviamente agli inquirenti il compito di dare le risposte. Questa è stata una vicenda ovviamente che ha richiamato l'attenzione dei media nazionali, così come un altro fatto che vi abbiamo raccontato, accaduto questa volta sulla costa tirrenica cosentina ad Acquappesa, dove un uomo ha investito con la sua auto la sorella
sorella e l'ha uccisa. Quest'uomo è passato più volte sul corpo della donna, poi si è allontanato, ha cercato di far perdere le sue tracce, l'hanno ritrovato i carabinieri il giorno dopo sulla spiaggia di Cetraro, nascosto tra gli scogli, era in stato confusionale. L'omicidio nella notte ad Acquappesa, in provincia di Cosenza. Anna Gerardi, maestra di scuola materna, 51 anni, è stata uccisa travolta con l'auto dal fratello, che è finito in manette. Giuseppe Gerardi, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, intorno alle 2 si era recato nei pressi dell'abitazione della donna, suonando ai citofoni e svegliando l'intero vicinato. La donna è scesa in strada per calmarlo, ma Giuseppe, che intanto era risalito a bordo della sua macchina, avrebbe fatto retromarcia investendola, poi avrebbe fatto altre manovre passando con le ruote sul corpo della donna ormai senza vita. Anna è rimasta sull'asfalto, è scattato l'allarme, sul posto sono arrivati i militari dell'arma, il corpo della cinquantenne è stato portato nell'obitorio dell'ospedale di Cetraro. Intanto la notte ha lasciato posto al giorno, quando i carabinieri hanno ritrovato l'auto di Giuseppe Gerardi in un luogo nascosto. Setacciando la zona hanno rintracciato l'uomo, che si era rifugiato tra gli scogli sulla spiaggia di Cetraro. L'uomo è stato confusionale, è stato arrestato con l'accusa di omicidio. Fin qui quanto avrebbero accertato le forze dell'ordine, ma cosa è scattato nell'uomo, che pare fosse molto agitato quando stanotte ha suonato alla porta della sorella nel centro del Tirreno cosentino, dove si è consumata la tragedia? Tutti raccontano di una famiglia onesta e per bene, una casa svuotata dalla morte e dalla violenza, mura in cui d'improvviso è entrata la cronaca a lasciare la domanda senza risposta: perché? E l'arresto di quest'uomo dopo l'interrogatorio di garanzia è stato confermato. Torneremo a parlare di questa vicenda tra poco, subito dopo la pubblicità. Rimanete con noi. Ed eccoci di nuovo in studio. Prima di andare in pubblicità, vi abbiamo raccontato, abbiamo parlato di questa vicenda, di questo terribile fatto di cronaca che si è verificato ad Acquappesa, dove un uomo ha investito con la sua auto la sorella e l'ha uccisa. L'uomo è stato arrestato, l'arresto dopo l'interrogatorio di garanzia è stato confermato. Si cerca adesso di capire il perché. Perché quest'uomo ha ucciso in questo modo la sorella. Certo, una vicenda che ha sconvolto gli abitanti del paese. Non c'era il sole, ma era notte. In quella notte dello scorso inverno il mare di Acquappesa non era calmo come oggi. Giuseppe Gerardi ci si buttò dentro per sfuggire ai carabinieri, che era sconosciuta signora in casa della quale lui si era introdotto. Spaventando con i suoi gesti e le sue parole bambini frastornati dal sonno, era riuscita a chiamare. E anche due notti fa, dopo aver ucciso sua sorella passandole addosso con la macchina una, due, tre volte, è sulla spiaggia che è andato a trovare rifugio. Giuseppe viveva, ora è in carcere, in questi palazzi di edilizia popolare costruiti sul confine tra i comuni di Cetraro ed Acquappesa. Nell'appartamento che divide con la moglie e un figlio piccolissimo ci sono anche l'anziana madre e la sorella Anna, 51 anni, una vita dedicata alla scuola e un amore sconfinato per quel fratello di 36 anni che sembra aver perso la testa. Giuseppe, dopo un litigio, forse scappa a piedi da casa, è fuori di sé. Anna e la cognata escono in macchina, si mettono sulle sue tracce, è l'una di notte. Giuseppe arriva fino a questo palazzo, gira da dietro, guadagna l'ingresso, ha in mano un grosso masso e tenta di intrufolarsi in un appartamento. Bussava alla porta proprio con una pietra grande, tentava di aprire, io domandavo: ma chi sei, chi sei? Lui non mi diceva, se non mi dici chi sei io non posso aprire. Anna, che nel frattempo è riuscita a rintracciarlo, lo convince a scendere. Giuseppe si mette in macchina, ingrana la marcia indietro. È un attimo, sua sorella rimane sotto le ruote. Una volta che l'ha presa sotto continuava ad andare sempre dentro. Lei ha assistito alla scena da fuori o dal balcone? No, dal balcone, l'ho visto dal balcone, sì. Quindi cosa ha visto? La signora a terra? La signora a terra, lui due o tre volte che ci passava di sopra.
Qualcuno ha cercato di fermarlo, era completamente fuori di sé. Noi avevamo pure paura che facendo macellere poteva prenderci anche noi sotto. Ci dovevamo anche guardare noi le spalle. Purtroppo non abbiamo potuto fare niente per salvarla, la sorella. Di quei minuti tragici e concitati rimane ben poco. Le ciabatte sporche di sangue che Giuseppe ha lasciato prima di scappare a piedi e una coperta di lana che qualcuno ha messo addosso ad Anna. Tremava tanto prima di morire. Chi era presente racconta che, fino alla fine, nonostante quello che Giuseppe le aveva appena fatto, lei abbia continuato a pronunciare disperatamente il nome di quel fratello che ha tentato di recuperare con tutte le sue forze. Era per terra, aspettavamo l'ambulanza che arrivasse. Però ancora respirava, però buttava sangue dalla bocca. Intanto, tra i palazzi grigi, non lontani dal mare, la gente è incredula. Posso assicurare che la famiglia sicuramente avrà fatto tutto per recuperarlo. Per aiutarlo, soprattutto questa sorella. Assolutamente, era una seconda mamma, insomma. Beh, questa è la ricostruzione di quanto è avvenuto quella drammatica notte, davvero una vicenda terribile e agghiacciante. Ma rimanendo sulla costa tirrenica cosentina, questa volta a Scalea, vi abbiamo raccontato di una tragedia sfiorata già, perché è crollato un palazzo di 5 piani. Fortunatamente non ci sono state vittime, non ci sono stati feriti, però adesso c'è la rabbia, la disperazione di quelle famiglie che hanno perso tutto. Un boato e poi il crollo. A Scalea è avvenuta giù un'intera ala di un palazzo di 5 piani. 8 dei 16 appartamenti sono andati distrutti. Vigili del fuoco e carabinieri al lavoro, per ore nel timore che qualcuno fosse rimasto intrappolato sotto le macerie e che ci fossero morti e feriti. Ma l'edificio era disabitato perché sequestrato e sgomberato 10 mesi fa per problemi strutturali. Ai proprietari delle abitazioni era stato promesso che sarebbero stati realizzati interventi di consolidamento e di messa in sicurezza dello stabile. Vorrei sapere le 800.000 euro che cosa ne hanno fatto. Hanno stanziato dei soldi per poter aggiustare i palazzi in crollo a via Monticelli. Dove sono questi soldi? Vedete, c'è un palazzo che sta cadendo e un altro che forse potrebbe cadere se non l'aggiustano. Perché non lo fanno? Nella notte però è avvenuto ciò che da tempo si temeva. L'ala nord del fabbricato ha ceduto insieme ad una parte del tetto e una montagna di detriti ha schiacciato gli appartamenti del piano terra e del primo piano. Disperazione e rabbia tra le famiglie degli sfollati che adesso hanno perso tutto. Noi dobbiamo piangere, noi povera gente, che abbiamo fatto dei sacrifici o abbiamo usato dei soldi per investirli, per avere una casa. Hanno detto così che abbiamo fatto un cattivo investimento. Abbiamo fatto. La cronaca giudiziaria adesso. Si torna a parlare del processo in corso a Cosenza per far luce sulla morte di Roberta Lanzino, la studentessa di Rende assassinata sulla strada di Falconara Albanese nel 1988. Nel corso dell'ultima udienza, colpo di scena, sono emersi nuovi elementi che riguardano la modalità di questo brutale delitto. Sono stati ascoltati anche i genitori di Roberta Lanzino, Matilde e Franco Lanzino. Una seduta carica di tensione con un colpo di scena, quella di stamani davanti alla Corte d'Assise di Cosenza nel processo sull'omicidio di Roberta Lanzino, la studentessa di 19 anni violentata e uccisa lungo la strada di Falconara Albanese il 26 luglio 1988. Stamani le deposizioni dei genitori di Roberta, Franco e Matilde, ed è stata un'affermazione di Franco Lanzino a catalizzare l'attenzione. Avrebbe infatti riferito di aver appreso da una vicina di casa di Franco Sansone, l'imprenditore agricolo accusato dell'omicidio di Roberta, che l'uomo avrebbe portato la ragazza, dopo averla tramortita con un pugno mentre le chiedeva informazioni, ricordiamo che Roberta si era smarrita lungo quella strada di montagna, nella sua abitazione e qui l'avrebbe violentata e uccisa insieme a Luigi Carbone, il pastore assassinato nel novembre dell'89 dallo stesso Sansone, aiutato dal padre Alfredo e dal fratello Remo, e per questo coimputati nel dibattimento in corso, per eliminare
un testimone scomodo. Subito dopo i due avrebbero trasportato il cadavere di Roberta nel burrone, dove poi è stata ritrovata. Un particolare nuovo che non figurerebbe nei verbali della polizia. Nessuno pare abbia approfondito questa notizia data agli inquirenti nel 2008 da Franco Lanzino. L'interrogatorio, soprattutto da parte della difesa di Sansone, si è fatto incalzante. Franco Lanzino ha avvertito un malore e l'udienza è stata sospesa per qualche minuto. Un particolare, quello emerso stamani, che andrà approfondito perché profila una nuova ricostruzione dell'omicidio. Un delitto, quello di Roberta Lanzino, è entrato prepotentemente nella storia giudiziaria italiana, sia per le efferate modalità e per l'iter processuale tormentato, sia perché è accompagnato da altro sangue e da altri morti ammazzati. Nel processo in corso, come abbiamo detto, si sta cercando di fare luce anche sull'assassinio di Luigi Carbone, il presunto complice. E poi non si può non ricordare Rosaria Genovese, la casalinga che conosceva la verità, per questo strangolata e gettata in un pozzo nel 90, anche se l'assassino non aveva messo in conto che la donna si era confidata con i familiari e con un'amica, che seppur a distanza di 20 anni hanno riferito tutto all'ex PM di Paola, Domenico Fiordalisi, che nel 2007 è riuscita a riaprire le indagini, riprendendo anche le dichiarazioni dell'ex boss di Cosenza, poi pentito, Franco Pino, che era venuto a conoscenza dei dettagli dell'omicidio di Roberta già nel 1995 nel carcere di Palmi, da due boss di San Lucido, Romeo e Marcello Calvano. Testimonianze alla base del processo in corso. Beh, sperando che finalmente si riesca a fare piena luce sulla morte di Roberta Lanzino, una verità che i suoi genitori aspettano da ben 23 anni. Tornando, sempre parlando di cronaca, siamo tornati ad occuparci dell'inchiesta Orchi, ricorderete quell'inchiesta condotta dai carabinieri di Cosenza che arrestarono nelle scorse settimane 13 persone accusate di aver abusato per anni di un giovane disabile di 27 anni. Davvero una storia agghiacciante questa, perché tra quegli orchi c'erano anche persone anziane, che il giovane conosceva e di cui si fidava. Ebbene, siamo tornati ad occuparci di questa drammatica, squallida vicenda, perché il TDL, il Tribunale della Libertà, ha rigettato la richiesta di scarcerazione avanzata da 4 delle persone indagate. Il Tribunale del Riesame ha respinto i ricorsi di 4 indagati nell'inchiesta Orchi, che il 5 aprile scorso ha portato all'arresto di 13 persone accusate di aver abusato di un giovane affetto da ritardo mentale che avrebbe subito violenze per 8 anni. Restano in carcere Giuseppe Pugliese, Massimo Lo Monaco, Mario Aiello e Pasquale Andali. Il Tribunale ha rigettato le istanze di scarcerazione, ritenendo sussistente il pericolo di inquinamento delle prove o della commissione di reati dello stesso genere. La vicenda è venuta alla luce grazie alle dichiarazioni del giovane che, convinto da un amico, ha deciso di venire allo scoperto e raccontare ai carabinieri tutti i particolari di una storia di violenza e perversione che ha accompagnato gran parte della sua vita. Giovani, meno giovani, anziani, uomini sposati avrebbero approfittato della sua incapacità di opporre resistenza per ottenere sesso in cambio di pochi spiccioli o costringerlo a rapporti anche di gruppo ogni qualvolta ne avevano voglia. Gli indagati, ascoltati dagli inquirenti, hanno respinto ogni addebito o hanno definito il rapporto con il giovane di tipo amoroso-sentimentale, negando di aver compreso che si trattasse di un ragazzo con problemi psichici. Uno di loro, che avrebbe soltanto scattato delle foto perché impossibilitato a intrattenere rapporti sessuali, è agli arresti domiciliari, così come un altro che invece avrebbe tentato il suicidio. Per gli altri il GIP aveva confermato la misura cautelare in carcere, oggi ribadita per i 4 anche dal Tribunale del Riesame. Davvero una storia agghiacciante. Cambiando argomento, la nostra a volte è una terra dalle tante contraddizioni. Ci sono molte famiglie che vivono situazioni di disagio, famiglie in difficoltà, famiglie che non hanno soldi per pagare un affitto, per comprarsi anche da mangiare, famiglie che aspettano aiuti da parte dello Stato, aiuti che a volte purtroppo non arrivano. Dall'altra invece ci sono persone, chiamiamole così, furbette, che non hanno bisogno di questi soldi ma riescono comunque ad ottenere dei finanziamenti, dei fondi destinati appunto a famiglie in difficoltà. La truffa ai danni dell'INPS, l'ennesima truffa ai danni dell'INPS, è stata scoperta
scoperta questa volta a Scalea, una truffa da 5 milioni di euro. In sostanza c'erano persone residenti all'estero ma che usufruivano dell'assegno sociale. Sono indagate in questa inchiesta 174 persone. Percepivano la pensione sociale ma non ne avevano diritto. La truffa ai danni dell'INPS sta scoperta dalla Guardia di Finanza di Scalea. Il danno per l'istituto pensionistico ammonta a 5 milioni di euro, 174 le persone segnalate alla Procura della Repubblica di Paola. L'indagine delle Fiamme Gialle è partita nel 2009, 3.000 i controlli effettuati, le anomalie che hanno fatto scattare gli accertamenti si verificavano sulle riscossioni delle pensioni. A rilevare la sede INPS di Scalea, la pratica irregolare ma diffusa era quella di incassare l'assegno di pensione sociale pur non essendo residente in Italia. Va ricordato che l'assegno sociale viene erogato dall'INPS ai cittadini che versano in condizioni economicamente disagiate, per cui non è necessario aver versato dei contributi, basta aver compiuto il 65esimo anno di età ed essere residente in modo stabile nella penisola. In 174 non avevano questo secondo e fondamentale requisito per accedere al beneficio economico. Molti vivevano all'estero ma continuavano ad incassare la pensione. Gli uomini delle Fiamme Gialle, lavorando su tabulati, incrociando i dati degli assegni accreditati su conti bancari e libretti postali, hanno scoperto che i soldi finivano oltre le Alpi e in qualche caso oltre oceano. I pensionati abitavano altrove ma risultavano residenti sulla costa tirrenica cosentina. Dopo i riscontri, l'INPS ha bloccato i pagamenti dei 174 beneficiari, coloro i quali in teoria avevano solo questa fonte di reddito. Solo in 30 si sono presentati all'istituto di previdenza per chiedere spiegazioni. Gli altri, presumibilmente, non si sono neanche accorti che sui loro depositi bancari e postali quelle poche centinaia di euro non erano arrivate. Per l'INPS di Scalea un risparmio di oltre 1,5 milioni di euro. Le verifiche sono ancora in corso, le persone denunciate dovranno rispondere di truffa aggravata ai danni dello Stato e saranno segnalate alla Corte dei Conti per danno erariale. Una storia amara di illegalità diffusa e di sopraffazione, aiuti economici sottratti a chi ne ha davvero bisogno. Già, aiuti economici sottratti, come diceva la collega Baldino nel servizio, aiuti economici sottratti a chi ne ha davvero bisogno. E queste famiglie che vivono reali situazioni di disagio aspettano da anni di avere questi aiuti. E poi c'è la storia di quei fondi anti-usura destinati ad imprenditori in difficoltà che venivano giocati in borsa. Ricorderete, nel 2010 era stato arrestato il presidente del consorzio Fiditalia di Soverato. Ebbene, adesso in questa inchiesta ci sono altre 14 persone indagate. Investivano in borsa i soldi destinati ad aiutare gli imprenditori in difficoltà. Le risorse concesse dallo Stato per alimentare il fondo antiusura finivano per finanziare l'acquisto di titoli azionari ed obbligazionari e di polizze di credito commerciale e assicurativa intestate a dirigenti, consiglieri di amministrazione e sindaci pro tempore della Fiditalia di Soverato o a beneficio di persone o aziende a loro riconducibili. Dopo il presidente, arrestato a marzo del 2010 per truffa aggravata e peculato, sono finiti nei guai i componenti del consiglio d'amministrazione del consorzio in carica tra il 1998 e il 2003, anni in cui, secondo la Guardia di Finanza, sarebbero stati compiuti gli illeciti. Le 14 persone finite oggi nel registro degli indagati sono anche nel mirino della Corte dei Conti, che indaga per un buco da 1.300.000 euro. Invece di sostenere le imprese in difficoltà, questa l'accusa, i componenti del Consiglio di amministrazione della Fiditalia, che gestisce i fondi a favore delle aziende in difficoltà, avrebbero sottratto ingenti quantità di denaro per sottoscrivere investimenti ad altissimo rischio. Siamo poi tornati ad occuparci del problema dell'emergenza immigrazione, perché ci sono stati nuovi sbarchi, nuovi arrivi anche sulle coste calabresi. Alcune strutture davvero non ce la fanno più a contenere il grande numero di immigrati.
Calabria, doloroso crocevia della disperazione, nuovi sbarchi di immigrati nordafricani e nuovi trasferimenti nei centri di prima accoglienza e di smistamento di Lamezia Terme e Isola Capo Rizzuto. I due CPT stanno scoppiando, con grandi difficoltà si ospitano i profughi in fuga dai loro paesi martoriati e in fiamme. Da giorni, scortati dalla polizia, decine di clandestini di nazionalità libica, tunisina e algerina, dopo aver fatto tappa nella stazione ferroviaria di Paola, vengono trasferiti in treno a Napoli, dove i consolati e le ambasciate dei paesi africani da cui provengono definiscono le pratiche per consentire ricongiungimenti familiari di chi ha parenti in Italia e all'estero o, d'accordo con il governo italiano, sulla base della verifica di ciascuna singola posizione, concedono lo status di profugo o di rifugiato politico. La fuga non si ferma. Ieri a Lampedusa sono sbarcati altri 1000 immigrati imbarcati su due carrette del mare. Nella notte il trasferimento dei nuovi arrivati in Calabria, a bordo del traghetto Flaminia della Tirrenia. La nave ha fatto tappa nel porto di Crotone ed è ripartita alla volta di Bari. 250 immigrati nordafricani, nigeriani del Bangladesh e del Pakistan sono stati portati nel CPT di Sant'Anna, di Isola Capo Rizzuto, dove si trovano già altre 1400 persone. Situazione molto difficile, visto che, come nel resto del paese, ancora non è partito il piano d'accoglienza nei comuni che si sono offerti di ospitare i profughi in strutture protette. L'esodo dai paesi in guerra continua irrefrenabile. Una barca a vela con 33 persone, intercettata nella notte dalle motovedette a 20 miglia al largo dalla costa ionica calabrese, è giunta nel porto di Crotone. A bordo clandestini nordafricani, palestinesi, iracheni e pakistani, anche due donne e un bambino. È da dire però che gli immigrati sono stati importantissimi per alcuni centri della Calabria per evitare lo spopolamento. Paesi che prima erano paesi fantasma sono tornati a vivere grazie alla presenza degli immigrati, ad esempio il caso di Riace. Ma questa è stata la settimana santa, il giorno di Pasqua. Tradizione, quindi vince la tradizione in Calabria, una Pasqua, a Pasqua si sta a casa, quest'anno pochi viaggi all'estero, si preferiscono ancora le gite fuori porta. Però c'è un dato che fa ben sperare, quello che riguarda il turismo, perché a quanto pare sono molte le presenze di turisti stranieri nella nostra regione proprio in questo periodo di feste. Il problema però è che le nostre infrastrutture sono sempre le stesse. L'autostrada Via Crucis, la 3 potremmo definirla proprio così. I lavori nel lungo serpentone che collega Salerno a Reggio Calabria proseguono da anni con l'obiettivo di chiudere i cantieri prima possibile, ma a quanto pare di strada ne resta ancora molta da fare. Eppure per i prossimi giorni sono stimate in 43.000 le presenze attese nelle strutture ricettive calabresi. Il dato emerge dalle tendenze elaborate dalla regione, interpellando 400 operatori della filiera e sulla base del confronto tra le prenotazioni al 14 aprile e quelle dell'analogo periodo dello scorso anno. È la prima volta che in Calabria si registra un trend positivo per le vacanze pasquali. Tutto questo va bene, benissimo, ma come farà la nostra autostrada a sopportare una mole così pesante di automobilisti? In quasi 20 anni, cioè da quando sono iniziati i lavori di ammodernamento sulla 3, sono stati realizzati solo 385 chilometri, ovvero l'86% del tracciato. Rimangono ancora cantieri aperti e tratti da ammodernare. La buona notizia è che in realtà resta da realizzare meno del 20% dell'opera. La brutta notizia è che quei cantieri rimarranno aperti ancora per 4-5 anni, secondo le previsioni dell'ANAS. La domanda è, il termine sarà rispettato? Visto i precedenti, le aspettative di certo non sono rose. E così anche per questa Pasqua, e chissà per quante altre, sarà rispettata la tradizione dei lunghi pellegrinaggi e delle file estenuanti, gincane impossibili tra una corsia a senso unico alternato ed una carreggiata ancora da completare. I lavori infiniti dunque della
Salerno-Reggio Calabria, che rendono più difficili gli spostamenti, soprattutto per i turisti che quest'anno per le loro vacanze di Pasqua hanno scelto la nostra regione. Però in questa settimana, tornando a parlare della festa della Pasqua, vi abbiamo mostrato anche i riti della Settimana Santa, la tradizionale Via Crucis e anche i battienti, il rito dei battienti. Noi siamo andati questa settimana a Verbicaro. Il silenzio religioso dell'attesa rotto dall'arrivo degli uomini vestiti di rosso, pochi indumenti per lasciare libera la pelle e prepararla al rito. La folla nel centro storico di Verbicaro aspetta, pronta ad accompagnare simbolicamente il cammino di espiazione e purificazione dei battienti. I colpi con il cardillo stretto tra i denti, poi passato sulle gambe, tre giri lungo le strade, le piazze del centro dell'Alto Tirreno Cosentino e la sosta nei luoghi sacri per purificare attraverso il proprio sangue e il proprio sacrificio l'intera comunità. Un rito corale, anche se consumato in profondo silenzio, che si tramanda di padre in figlio, da generazioni, dalla penitenza alla purificazione. Cerimonia osteggiata anche dalla Chiesa in passato, ma che richiama nel centro storico di Verbicaro ogni anno in occasione del Giovedì Santo centinaia di fedeli. Questa sofferenza lascia anche una liberazione, è tra l'altro un salasso, un modo per curarsi in qualche modo. Il rialzo di pressione ha una sua funzione salutare, non sono ferite, questa affluenza del sangue sulla pelle e poi la rottura dei vasi capillari che determina l'aspersione di sangue, la battitura e l'uso dell'aspersione con aceto o vino rende in qualche modo quei colpi dati in grande velocità, rende non doloroso, diciamo, l'evento, la cerimonia. Certo, la Chiesa per certi anni, siccome una forma così di religione popolare legata a sincretismi religiosi antichi, ha sempre un po' esteggiato queste cose fino a vietarlo. Anzi, nel 1997 credo che per un divieto del Vescovo si è ottenuto l'effetto contrario, perché il profondo significato culturale di questo evento, che è un evento della comunità, in cui la comunità si riconosce, vietandolo in maniera istituzionale, ha fatto sì che la gente invece che fa questa cosa per devozione potesse riprenderla e farla come cerimonia. Ma questa è stata una settimana importante anche per quanto riguarda il calcio cosentino. Venerdì c'è stata l'attesa riunione dei soci del Cosenza Calcio 1914, proprio per parlare del futuro della società rossoblù. Insieme per il Cosenza, ognuno per la propria strada. Eccoli, soci ed ex soci del Cosenza Calcio, invitati da Franco De Caro, il primo ad arrivare nel tardo pomeriggio all'Hotel San Francesco di Rende, per tentare di trovare un nuovo equilibrio utile per salvare il club. Una chiamata, forse l'ultima, alla quale oggi hanno risposto tutti gli imprenditori convocati, presenti intorno al tavolo o per delega. Oltre all'imprenditore e ideatore del piano, in rigoroso ordine di apparizione, Franco Salerno, Pino Citrigno, l'ex presidente Peppino Carnevale, accompagnato dal figlio Ernesto, Luca Bruni e l'amministratore unico Eugenio Funari. Assenti, ma in attesa di notizie dai propri delegati, Pino Chianello, Umberto De Rose, Mario Gervasi e Orazio Caruso. Sorrisi, abbracci, strette di mano e volti distesi. Il tavolo di oggi segue ad una serie di contatti e incontri che hanno avvicinato posizioni molto distanti fino a qualche settimana fa. 2 ore di riunione, poi l'esito dell'incontro, affidato a un comunicato della società, che riassume la situazione. Si sono buttate le basi per la definizione di quanto in essere per un netto rilancio della società rossoblù, recita il comunicato. Il gruppo si ritroverà nuovamente per la definizione di quanto accordato il prossimo sabato 30 aprile. Tale esigenza nasce dall'opportunità di valutare con cognizione di causa quanto incluso nelle nuove norme federali per l'iscrizione al prossimo campionato, pubblicazione che avverrà nella giornata di venerdì 29 aprile.
I prossimi 7 giorni, dunque, verranno utilizzati da tutti i presenti per approfondire e ottimizzare tutti gli aspetti che legheranno i futuri protagonisti nella conduzione societaria del Cosenza Calcio 14. Fin qui il comunicato. L'imprenditore Franco De Caro si è detto soddisfatto al 50% di quanto stabilito durante l'incontro. I problemi non mancano, ha detto, ma abbiamo gettato le basi ed è giusto aspettare 7 giorni per conoscere i contenuti delle nuove norme federali. E per oggi è davvero tutto, grazie per essere rimasti con noi, auguri di buona Pasqua, alla prossima, arrivederci.